Ciao ragazzi, sono Jayzek ed eccoci in un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare il potenziale nascosto dietro le parole del nostro caro Goku. Prima di iniziare, premetto di passare nel secondo canale di nome Red Animation, dove andrò a caricare gli episodi di Dragon Ball Super, così da non rovinare la reputazione del canale principale. Durante lo scontro di Goku contro Toppo, i due, dopo aver tenuto uno splendido combattimento, decidono di fare sul serio. Qui vediamo un Toppo sprigionare quella che apparentemente dovrebbe essere la sua vera potenza, contro un Goku avvolto dall'aura del Kaioken intento a superare i propri limiti. Sì ragazzi, avete capito bene. Goku sembrerebbe riservarci qualcosa di nuovo, anche se questo, secondo me, si tratta di un potenziamento del Kaioken e non di una nuova forma. Mi spiego meglio, ragazzi. La prima volta che vediamo Goku utilizzare la tecnica del Kaioken insieme a quella del Super Saiyan Blue è nel torneo di Champa, dove supera il suo limite la prima volta, raggiungendo un Kaioken 10 volte superiore al normale. E ricordiamo che utilizzare entrambe le tecniche gli sarebbe potuto costare la vita. Questo ci viene rivelato da lui stesso durante l'episodio. Goku, una volta terminato il torneo, inizia ad avere problemi con la stabilità dell'aura, questo per via dello sforzo a cui ha sottoposto il proprio fisico. Con il passare del tempo, Goku si è affidato sempre più alla clamorosa tecnica del Kaioken, proprio come nella saga di Z prima che diventasse Super Saiyan. Probabilmente in questo momento è riuscito ad abituarsi sempre più allo sforzo, riuscendo ad utilizzare la forma base dell'unione di queste due tecniche senza alcuna ripercussione. La forma del Super Saiyan Blue Kaioken per 10, oltre che aumentare a dismisura il potere di Goku, cambia anche la tonalità di quest'ultimo, che essendo avvolto dall'aura immensa sprigionata da tale forma, finisce per avere dei colori più scuri. Quindi, secondo il mio splendido parere, questo superare il limite si riferisce all'utilizzo di un Kaioken 20 volte superiore al normale. Che spiegherebbe anche la forma rossa di Goku vista nella sigla. Difatti, l'aura del Kaioken potrebbe coprire o soffocare, tra virgolette, quella della forma blu. Molti pensano che sia una tecnica banale, dato che non si tratta di una vera e propria trasformazione. Ma avete idea di quanto cavolo sia potente? Partendo dal fatto che sia marchiata Goku perché lui è l'unico ad utilizzarla, quindi non si ritrova procioni agguerriti dietro a voler raggiungere tale stadio. Il Kaioken ha un moltiplicatore di potenza molto avanzato, alla forma base moltiplica di 1,5 la forma base, mentre un Kaioken per 2 raddoppia la forma base e così via. Ad esempio, nella saga di Freezer, Goku utilizza un Kaioken per 20 per poter fronteggiare un Freezer al 50% della sua potenza. In questo caso, basta prendere la potenza di Goku forma base in tale scontro, che è di 3 milioni, e moltiplicarla per 20. Il risultato è per l'appunto 60 milioni, che altro non è che il livello di potenza di Freezer al 50%. Quindi Goku riesce ad acquisire una forza tale da poter fronteggiare momentaneamente il suo avversario. E scusate se non ho preso i livelli di Super come riferimento, ma essendo così alti manderebbero tutti in confusione, facendoci saltare in aria stile attacco terroristico. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ricapitoliamo. Goku in quel caso da 3 milioni è riuscito a raggiungere 60 milioni grazie solo alla potenza del Kaioken per 20. Se Goku nella nuova saga riuscisse a padroneggiare tale tecnica e ridurre al minimo lo sforzo fisico generato da quest'ultima, inutile dirvi che sono cazzi per tutti. Ovviamente questa è solo una mia supposizione, anche se penso sia la cosa più probabile in questo caso. Di certo non è detto che qualcosa di nuovo non la tirino in ballo in avanti, dopotutto non siamo nella loro testa, ma se devo dirla tutta, quello che più di tutti si merita di raggiungere nuove trasformazioni è senza ombra di dubbio Gohan, che hanno trascurato praticamente per tutta la saga di Super, facendolo diventare utile quanto un tronista di uomini e donne. Se il Gran Sacerdote, con l'interruzione dello scontro, è riuscito a farci venire dubbi e a tenerci col fiato sospeso, sappiamo che l'undicesimo universo cercherà di contrastare il nostro universo 7, quindi potrebbe essere proprio contro Jiren che Goku sia costretto a superare i propri limiti e ad affidarsi del tutto ai nuovi poteri acquisiti. Prima di concludere, cari signori, vi ripropongo la Kamehameha dello scorso video. Dopotutto non fa mai male. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, come al solito commentate per dire la vostra ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo di passare nel server Discord del canale che vi lascio giù in descrizione. Così ci facciamo quattro risate.